Questa è una cosa, fateci caso in questi mesi, l'opposizione sociale come unità si è messa insieme e si è messa in movimento nuovamente la classe operaria, ha ricordato al paese che esiste la dignità della classe operaria, che esiste la dignità del lavoratore che non cede al ricatto di chi ha il potere economico e ha saputo dire no di fronte a una potente pratica estorsione che è stata fatta dalla Fiat nella vicenda di Comunque. Quello è un messaggio straordinario, è il popolo che si mette in movimento.